Fortunatamente ad Arezzo possiamo parlare di eolico, abbiamo abbattuto un dogma. In un momento come questo, dove l'energia è un costo veramente gravoso sia per le aziende che per le famiglie, possiamo impostare una nuova visione ad Arezzo. È stato infatti approvato nell'ultimo consiglio comunale all'unanimità l'atto di indirizzo proposto dai consiglieri Michele Menchetti, Francesco Romizzi e Donato Caporali, che invita il sindaco e la giunta ad individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica una o più zone da adibire a parchi eolici. Permette di individuare un sito nel Comune d'Arezzo dove è possibile sviluppare energia rinnovabile da fonte eolica. Ecco, le energie rinnovabili sono sempre più un'emergenza in questo momento, da un lato ovviamente l'ambiente, dall'altro l'economia. Esatto, noi penso che per noi come Movimento 5 Stelle in primis è la dignità del lavoro e l'economia delle imprese. È ovvio che oggi è un dato certo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili è la più economica e penso che sia opportuno, anzi necessario, fare in modo di essere quanto più possibili autonomi a livello energetico. Da tempo si parla anche in provincia di Arezzo di comunità energetiche. Qual è la vostra posizione? Ma allora, bene le comunità energetiche, perché è il Movimento 5 Stelle che a livello nazionale le ha approvate con la notifica della RED 2, però quelle fatte dalla Class A di fatto purtroppo non sono una vera comunità energetica, perché innanzitutto pensiamo che i tetti degli immobili da provincia debbano essere dati gratuitamente. Invece di fatto la provincia ha dato in appalto a una società esterna che prenderà tutti i tetti, e per poter accedere a questa comunità energetica bisogna di certo pagare un 10% dei diritti del passaggio dell'energia elettrica. Secondo noi non è il modo di fare comunità, perché soprattutto per noi è dare modo al territorio di prendere gratuitamente la superficie per poter fare fonte rinnovabile.